Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. L'Aveco di Martinsicuro chiude. Alla vigilia di Natale brutte notizie per i 71 operai. Scattano infatti le mobilità pre-licenziamento. La notizia arriva direttamente dai vertici. Per 71 lavoratori dell'Aveco di Martinsicuro scattano le procedure di mobilità, mentre per l'azienda l'orizzonte prossimo è la chiusura. Tutto questo se le autorità preposte non si adopereranno per scongiurare lo smantellamento di un'azienda messa in condizione di non lavorare dallo scorso 17 settembre, nonostante il lavoro e le commesse ci siano. La notizia a pochi giorni dalle festività natalizie ovviamente è drammatica per l'azienda e per i lavoratori. L'augurio è che con l'anno nuovo si riesca a ripartire. L'azienda non sta chiedendo sconti in materia ambientale, non vuole nuocere e non nuoce alla salute delle persone, ha fatto investimenti per milioni di euro in materia di sicurezza per ridurre le emissioni nocive e per tutelare il contesto urbano che è cresciuto intorno all'azienda. Serve che tutti i soggetti coinvolti, dalla regione alla provincia alle rappresentanze sindacali, facciano un ultimo scatto per portare a termine questo procedimento in tempo utile, comunque entro il mese di gennaio, in modo da salvare questi posti di lavoro che altrimenti sarebbero definitivamente persi. Noi speravamo in una soluzione quantomeno di chiarezza che faceva emergere qual era la percorribilità o meno e la situazione dell'Aveco dal punto di vista ambientale, se c'era una compatibilità di questa azienda oppure no. Purtroppo, diciamo, la non decisione ha costretto in ogni caso a prevedere una procedura di mobilità. Poi studieremo le clausole per la riassunzione, se la ditta potrà, uso il condizionale, se la ditta potrà ripartire o meno. Ci aspettiamo delle prescrizioni, perché come è giusto che sia per l'azienda, delle prescrizioni da fare, diciamo, in tempi fattibili e diluiti nel tempo, perché non, per affrontare delle spese gravose anche per l'azienda, che sono dovute, però logicamente con i fermi che ci sono stati l'azienda non è che dispone di quantitativi di denaro. Comunque tutto si fa, l'importante è arrivarci e la prescrizione serve proprio a questo. Ripeto, se non ci sarà questa prescrizione e questa conferenza dei servizi, lì sarà proprio la chiusura totale. La FIMCISL intanto annuncia un esposto alla Procura della Repubblica per individuare le responsabilità di una situazione definita assurda. E si è svolta pacificamente invece la protesta dei lavoratori interinali di Attiva, che questa mattina hanno incontrato il governatore Luciano D'Alfonso per chiedere garanzie sulla contrattualizzazione definitiva. Francesca Romana Testi. Si è concluso l'incontro, le richieste erano ovviamente quelle dell'assunzione da parte dei lavoratori. E che cosa ha detto il Presidente? Il Presidente D'Alfonso si è impegnato a trovare una soluzione per questo problema, una soluzione in grado di definire la vicenda per tutti i lavoratori interinali. È stata convocata, nei prossimi giorni sarà convocata una nuova riunione, un incontro tecnico formato da una delegazione dei lavoratori con i rispettivi avvocati, dai vertici di Attiva, dal sindaco di Pescara, dal vice sindaco di Pescara e da un rappresentante della regione che sarà verosimilmente il presidente D'Alfonso. Soluzione che troverà il presidente, ma la richiesta qual è dei lavoratori? La richiesta dei lavoratori è quella di vedersi riconosciuto il loro diritto a un'assunzione a tempo indeterminato con Attiva. Questo anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sancito dal Tribunale di Pescara e in qualche modo ribadito anche dalla Corte di Cassazione. Fermo resta che tutti gli ex interinali di Attiva comunque procederanno in sede giudiziaria, non fermeranno la loro battaglia giudiziaria fino a quando non si sarà trovata la concretizzazione, la risoluzione effettiva del problema. Per adesso c'è una volontà politica, che comunque è un grande auspicio, un grande augurio di soluzione del problema. Questa è stata la nostra trattativa odierna. Sanno che c'è la volontà di andare avanti a livello legale dei lavoratori? Lo abbiamo specificato, questo lo abbiamo specificato, sia io che l'avvocato Di Paolo abbiamo specificato che comunque da parte nostra ci sarà, non ci si fermerà assolutamente nelle azioni giudiziarie. E ancora cronaca giudiziaria, assolto con formula piena l'ex presidente dell'ACA Bruno Catena, e questa è la decisione principale contenuta nella sentenza di primo grado del processo Bussi Bis. Per gli altri quattro imputati il GUP del Tribunale di Pescara ha disposto la prescrizione del reato di distribuzione colposa di acqua avvelenata. Alfredo Primante.
Come spesso accade, la magistratura fa un'azione di supplenza e ritengo che con questa supplenza forse oggi abbiamo tutti quanti la possibilità di bere l'acqua da Pozzi di San Rocco. Se non ci fosse stato questo processo, probabilmente stavamo ancora con i Pozzi di Sant'Angelo. Anche il processo Bussi Bisi in primo grado si chiude con le assoluzioni e le prescrizioni degli imputati, così come era accaduto per il filone principale celebratosi in corte d'assise a Chieti. In particolare assolto con formula piena l'ex presidente dell'ACA Bruno Catena, mentre per gli altri quattro imputati, Giorgio D'Ambrosio, ex presidente dell'ATO, Bartolomeo Di Giovanni, ex direttore generale dell'ACA, Lorenzo Livello, ex direttore tecnico dell'ACA e Roberto Rongione, responsabile del servizio SIA dell'ASL di Pescara, il GUP del Tribunale Pescarese Maria Carla Sacco ha disposto la derubricazione del reato di distribuzione di acqua avvelenata da doloso a colposo, con conseguente applicazione della prescrizione, così come chiesto dal pubblico ministero Annarita Mantini per tutti e cinque gli imputati. La sentenza riguarda il procedimento bis sulla mega discarica di rifiuti tossici rinvenuta nel 2007 a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, quando la forestale pose i sigilli anche ai Pozzi Sant'Angelo che captavano l'acqua potabile servita nelle case della Val Pescara. Al momento della lettura del dispositivo della sentenza, oltre agli avvocati, era presente nell'aula 8 soltanto Bruno Catena, che al termine non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Io penso che alla fine questa è una decisione giusta. È una decisione giusta perché in realtà riteniamo che per molto e troppo tempo si sia gridato all'avvelenamento, allo scandalo, noi siamo sempre stati zitti a tutte le cose peggiori e possibili. Tutti hanno detto che le acque erano potabili, l'ultimo interrogatorio, il controesame dell'Istituto Superiore della Sanità ha detto che l'acqua al rubinetto è sempre stata potabile. Questa è una minimo di certezza, ripeto, per me è fondamentale che rimanga questa attività di a che cosa è servito il processo. Senza questo processo non so se stavamo ancora a fare un balletto a Sant'Angelo oppure no. Oggi abbiamo la certezza, da tempo a dire il vero, dal 2007, che c'è stata un'azione sui Pozzi di San Rocco che assicura a tutti dell'acqua bella e pulita come meritiamo che sia, avendo delle falde del Gran Sasso. Con la prescrizione restano a bocca asciutta le parti civili che avevano chiesto complessivamente un risarcimento per danni di immagini alla salute e patrimoniali di oltre 23 milioni e 250 mila euro. E sulla sentenza è polemico l'esponente di Rifondazione Comunista Acerbo, Maurizio Acerbo, che dice: senza la nostra denuncia quell'acqua sarebbe ancora contaminata. Ascoltiamo. Sul caso del processo Bussi Bis, che ieri ha assolto con formula piena l'ex presidente di ACA e con le prescrizioni per gli altri indagati, interviene Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista, che non solo denunciò i fatti che portarono all'inchiesta, ma che a sua volta subì una denuncia per i fatti dichiarati. Oggi ricorda che nonostante la decisione del tribunale, un traguardo è stato raggiunto, quello della potabilità di quell'acqua contaminata. E si è munta per anni e anni acqua dei pozzi di Campo Sant'Angelo. Questi pozzi erano gravemente contaminati, quest'acqua è stata miscelata con l'acqua che veniva dall'acquedotto Giardino, che invece era acqua buona, che tutto questo non si doveva fare secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Era dell'anno scorso la relazione dell'Istituto Superiore della Sanità che ci ha dato ragione su tutto. Si tratta di sostanze pericolose per la salute umana, tra cui cancerogeni. Come ha notato l'Istituto Superiore di Sanità, su molte sostanze non sappiamo bene quali fosse la situazione dell'acqua che usciva dai rubinetti per il semplice fatto che non sono state cercate. E voglio ricordare che e alla fine quei pozzi nel 2007 sono stati sequestrati e chiusi perché il sottoscritto con un'interrogazione che era frutto del lavoro di Rifondazione Comunista, del WWF e del Forum dei Movimenti dell'Acqua e l'Abruzzo Social Forum denunciammo una situazione di cui non eravamo stati informati e come sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità, i cittadini avevano diritto alla comunicazione di queste problematiche dell'acqua. Quindi,
Maxi sequestro natalizio per i carabinieri del NAS di Pescara in collaborazione con la Guardia Costiera e le ASL. Su tutto il territorio regionale sequestrati i prodotti alimentari non conformi alla normativa per un valore commerciale complessivo di oltre 100.000 euro. Vediamo. Oltre 10 tonnellate di alimenti sottoposti a sequestro e distrutti è il bilancio di una serie di controlli ed ispezioni condotte in tutto l'Abruzzo dai carabinieri del NAS di Pescara a pochi giorni dal Natale. In particolare, in un centro di distribuzione di prodotti ittici del Chietino sono stati sequestrati, assieme alla Guardia Costiera, 1.600 kg di gamberi rosa, poiché detenuti in assenza di documentazione idonea ad attestarne la tracciabilità. Nell'Alto Teramano, inoltre, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 10.000 kg di prodotti ittici privi di ogni indicazione. In uno stabilimento di trasformazione di prodotti ittici e produzione di conserve alimentari, sempre nel Teramano, con l'ausilio dell'ASL sono stati avviati a distruzione circa 120 chili di polpo, sottoposti a congelamento in maniera non idonea. I controlli del NAS hanno consentito di individuare nel pescarese una ditta che aveva imbustato pane, pizza e dolci freschi con etichette riportanti dati di produzioni posticipate. Oltre 1.000 cesti di prodotti già pronti per essere distribuiti sono stati sottoposti a sequestro per un valore commerciale di circa 5.000 euro e il titolare dell'attività è stato denunciato per il reato di frode in commercio. In un'azienda del Teramano, infine, a fronte delle carenze igienico-sanitarie, è stata disposta la chiusura dell'attività da parte della ASL competente. È un bilancio positivo quello tracciato dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, questa mattina, nonostante le difficoltà, nella conferenza di fine anno. Ascoltiamo. Presidente, i dati e i numeri più importanti di questo 2015? Il numero più importante è che la provincia nel 2015 c'è stata, è stata presente e si è resa utile per la collettività che amministra. Sulle questioni più rilevanti, come quello della viabilità e dell'edilizia scolastica, noi abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative che hanno portato nel corso del 2015 a programmare opere dell'alluvione per 79 opere e 29 milioni complessivi di somme. Ne abbiamo appaltate nel 2015 50 per 12 milioni, alluvione 2015 24 interventi per altri 3 milioni e 6. In più ci sono tutti i fondi che comunque già c'erano e che noi, diciamo, abbiamo messo un po' a regime di viabilità ordinaria, chiudendo delle opere assolutamente importanti come il tratto di Pedemontana che arriva fino a Garrufo, e stiamo adesso riprendendo la progettazione del tratto finale della 259. In più stiamo portando avanti per circa 10 milioni di euro di lavori per mettere in sicurezza e sistemare le scuole della nostra realtà provinciale. Accanto a questo la provincia ha fatto tante altre iniziative, ne cito una, il progetto Paride, con un investimento di privati per 16 milioni sul nostro territorio, che permetteranno da qui ai prossimi anni un efficientamento energetico notevole e soprattutto un rinnovamento di tutti i punti luci di 32 comuni su 47. Importante anche sottolineare l'anticipazione cassa integrazione guadagni per i lavoratori in difficoltà, questo partirà dal 1° gennaio. Sì, ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto qualche difficoltà con gli istituti di credito, voglio ringraziare pubblicamente le banche di credito cooperativo di Basciano e quella dell'Adriatico Teramano che hanno risposto al nostro appello. Chi andrà in cassa integrazione potrà stipulare delle convenzioni con questi istituti per avere l'anticipazione di un'indennità che, come è noto, arriva sempre dopo 6-8 mesi. La senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, ha annunciato la presentazione di un disegno di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila. Giorgio Alessandri. 80 milioni di euro ulteriori a circa 20 giorni dall'ultima erogazione per lavori in centro e soprattutto per portare avanti il difficile percorso di rinascita delle frazioni aquilane, molte delle quali rimaste esattamente come il 6 aprile di 7 anni fa. Nel 14° elenco c'è anche questo, fondi ulteriori per la ricostruzione, finanziamenti che non verranno erogati subito per intero, ma che consentiranno di attivare un numero elevato di cantieri grazie all'accordo tra il Comune dell'Aquila e l'ABI. L'obiettivo era proprio quello di pubblicare il 14° elenco come più volte annunciato dal sindaco Massimo Cialente prima di Natale, così da poter spingere verso il 15° elenco all'inizio del 2016 e poter programmare lavori per altri 710 milioni grazie alla delibera CIPE.
Nel 14° elenco compaiono diversi palazzi importanti del centro storico, ad esempio l'aggregato che contiene il secondo pezzo dei portici, quello della ex sede della Cassa di Risparmio Centrale, l'aggregato di Piazza Duomo che ospitava il Gran Caffè dell'Aquila e diverse attività commerciali. Un augurio di Natale importante per guardare avanti con maggior fiducia il difficile cammino della ricostruzione dell'Aquila, dove però purtroppo, come dichiarato dal sindaco Massimo Cialente, continua a mancare drammaticamente il lavoro per i giovani. E il servizio è di Daniela Rosone. Piano integrato di sviluppo urbano, dal 2009 ad oggi la Giunta Comunale insieme al Presidente della Regione Luciano D'Alfonso ha presentato tutti i collegamenti realizzati per trasformare Pescara in una città-regione. Vediamo. Piano integrato, si parla di urbanistica per Pescara, si parla di fondi e soprattutto di strutture per il futuro. E nel corso di questi anni abbiamo messo in atto interventi con fondi non solo comunitari ma anche con fondi privati. Per far cosa? Una rete di connessioni infrastrutturale e non solo di tipo urbanistico ma anche di tipo sociale. Quindi partendo dai PISU della strada Pendolo, alle rampe del Ponte Capacchietti, fino ad arrivare al Ponte Nuovo, tutta una serie di infrastrutture che oggi trovano la sintesi attraverso anche questo racconto previsto nei finanziamenti proprio comunitari per dare il significato e il senso di che cosa è Pescara con l'utilizzazione di queste risorse. In questo resoconto poi si tiene in considerazione anche di quelli che sono i progetti che ancora hanno qualche ostacolo? Questo è un punto che noi mettiamo per poter lanciare lo sguardo anche in avanti, capire che cosa bisogna fare ancora per rendere questa città, come ho detto, che è molto dinamica ma è anche accessibile, nel senso che è fruita da tante migliaia di utenti che vengono da fuori del territorio comunale. Quindi non solo ciò che è stato fatto ma anche in prospettiva ciò che dobbiamo realizzare. Questa è l'ambizione anche di un'amministrazione che si pone alla guida di una città e lo fa sapendo di avere a disposizione un patrimonio ma anche di doverlo arricchire. È stato inaugurato questa mattina a Teramo, la presenza tra gli altri dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il centro di unità complessa di cure primarie. Realizzare nel territorio la continuità dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche al fine di ridurre l'uso improprio del pronto soccorso. Questo uno degli obiettivi della nuova unità complessa delle cure primarie, realizzata dalla ASL di Teramo e inaugurata questa mattina. Abbiamo già definito che il 2016 sarà l'anno del territorio e si parte da qui, si parte da Teramo, si parte per investire sulla sanità territoriale e anche per decongestionare ospedali e pronti soccorso, cercando di definire che l'obiettivo di quelle strutture è dare assistenza agli acuti veri. Quella di Teramo è la quarta realtà che oggi viene inaugurata nel Teramano dopo Villa Rosa di Martinsicuro, Sant'Egidio alla Vibrata e Montorio al Vomano. Serve per abbattere i codici bianchi a livello ospedaliero e di dare un servizio territoriale ai cittadini sul territorio senza recarsi più al pronto soccorso per alcuni tipi di patologie. Daremo un servizio 24 ore su 24, coperto in parte dai medici di medicina generale e dai specialisti ambulatoriali nelle prime 12 ore. La continuità assistenziale viene trasferita dall'ospedale al territorio e quindi verrà trasferita in questa struttura. Per quanto riguarda la mobilità passiva, intanto c'è una mobilità passiva in questa regione che è dovuta a una serie di scelte passate, dovute certamente al riordino e alla riorganizzazione. Dal punto di vista fisiologico, Teramo è la provincia più a nord della regione Abruzzo e quindi fa i conti con le esperienze migliori del paese, perché nel centro Italia, non soltanto nelle Marche ma in Toscana e in Emilia Romagna, si esprime la migliore sanità del paese. Quindi è del tutto fisiologico che c'è un tema che in questo caso è più presente. Per quanto ci riguarda, la soluzione è investire molto sull'eccellenza e sulla qualità ed è quello che vogliamo fare impostando da una parte la sanità territoriale e elevando la qualità sulle prestazioni offerte per gli acuti presso gli ospedali. Cambiamo argomento, protesta davanti al Palazzo della Regione di Pescara questa mattina da parte dei disabili che non hanno percepito gli stipendi a seguito dei tirocini finanziati con fondi europei. A causare il blocco dell'erogazione sarebbe l'irregolarità di una delle aziende che ha ospitato i lavoratori. Vediamo. Questa è una manifestazione per una scadenza non rispettata, si parla del pagamento di quello che è stato il lavoro. Il 31 è la scadenza ultima data, ci sarà un incontro con la Regione.
Intanto questo è uno scandalo internazionale, si tratta di fondi europei, sono 2 anni che è iniziato un tirocinio formativo con soldi della comunità europea, hanno visto impiegati 25 ragazzi disabili, questi ragazzi hanno finito il loro tirocinio formativo che serviva al percorso lavorativo in base alla legge sul collocamento obbligatorio, i ragazzi hanno avuto il pagamento delle 3 mensilità mentre le altre 4-5 sono andate deserte, questi ragazzi per 2 anni hanno bussato nella regione e dalle istituzioni e non hanno ricevuto nulla. Oggi ci vengono a dire che c'è una sola associazione cooperativa presso la quale tra l'altro i tirocinanti non sono nemmeno andati a fare il tirocinio, che ha qualche piccola irregolarità di 200 euro, pensate, di soli 200 euro, rischia la regione Abruzzo, si assume la responsabilità di rimandare all'Europa 60.000 euro e di non pagare 25 ragazzi disabili che hanno fatto un percorso di tirocinio formativo. Il problema burocratico che loro sanno benissimo, è questo che mi dispiace molto perché sanno esattamente qual è il problema, è che i fondi, noi siamo pronti a pagare, i fondi europei per noi non ritorneranno in Europa, siamo pronti, la determina è pronta, i fondi ci sono. Il problema è che un ente pubblico come la regione non può spendere, non può usare fondi pubblici se le aziende non sono in regola, le aziende che dobbiamo pagare per il tirocinio fatto dai disabili non sono in regola. È la legge che ci impone questo. Stiamo cercando di andare incontro ad una delle aziende partner di questo progetto che ha problemi contabili e spero che questa ditta riesca a trovare una soluzione, altrimenti per i disabili una soluzione la troveremo comunque. Cambiando argomento, tra gli appuntamenti, nella contrada di Cavaticchi di Spoltore, in provincia di Pescara, si terrà per il secondo anno il suggestivo presepe vivente che l'anno scorso ha avuto un grande successo di pubblico. Paolo Renzetti. Don Mario Probi, organizzatore, regista di questo presepe vivente di Spoltore, seconda edizione. Vogliamo un attimo parlare di questa iniziativa, come è nata, come si svolgerà e quali sono le particolarità? Diciamo che è nato grazie all'aiuto di tutti gli abitanti di Cavaticchi, di Santa Teresa, quindi che si sono organizzati tutti insieme e abbiamo formato questo gruppo, diciamo, piccolissimo, però esiguo. Ma ne sono molti, quindi ne abbiamo 300, quindi immaginiamo un po'. Si sono autotassati anche per i soldi, per raccogliere fondi. C'è stato un lavoro molto forte, molto duro da portare avanti, perché sono stati legati anche ai dialoghi. I dialoghi, i tempi, sarebbe un modo di recitare un po' diverso dagli altri spettacoli. Perché il tutto poi, ma sarà una sorpresa, è meglio che non vado oltre. Francesca Giansante ricoprirà il ruolo della Madonna nel presepe vivente di Cavaticchi di Spoltore, una giovane mamma di appena 24 anni, com'è nata questa idea di partecipare al presepe? Guardi, la mia è in realtà una vera passione, poi grazie a Don Mario e Pina mi è stato possibile avere la prima, comunque un ruolo principale in questo presepe. Quanta preparazione c'è voluta per interpretare? Tanta, tantissima, tantissima e tanto impegno, si tornava a casa, si riusciva subito, però ecco non è stato un sacrificio, è veramente bello farlo, non è pesante, è solo emozionante, ecco tutto questo. Musica in lutto per la morte di Vittorio Antonellini, fondatore dei Solisti Aquilani e a lungo direttore dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese. Aveva 80 anni, nel 68 ha fondato i Solisti Aquilani con i quali fino al 99 ha tenuto numerose tournée in Europa, USA, Canada, Sud America, Africa e Medio Oriente, suonando sia in Italia che all'estero e di cui è stato direttore artistico dal 74 al 2010. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, la penultima giornata d'andata di Serie B si è aperta ieri sera con la vittoria dell'Avellino sulla Virtus Entella per 2-0. Questa sera tutte le altre gare con l'eccezione di Salernitana-Cagliari che si giocherà domani. Il Pescara invece riceverà questa sera il Modena, Aresti sostituirà l'infortunato Fiorillo, conferma per Campagnaro. L'unico dubbio per Oddo è il ballottaggio tra Bruno e Mandragora ora in mediana. Per il resto spazio alla squadra che ha vinto il derby di Lanciano sabato scorso. Da questa sera sulla maglia del Pescara inoltre campeggerà un altro sponsor, la DZ Insurance dell'agente assicurativo e procuratore Dino Zampacorta, l'annuncio ieri in conferenza congiunta da parte del presidente Daniele Sebastiani. Vediamo.
abbiamo finalmente chiuso un accordo che stiamo portando avanti con Dino Zampacorta, che conoscete tutti quanti, per la sponsorizzazione del retro numero della maglia del Pescara, uno spazio che l'altro anno era ad appannaggio della Lega di Serie B per il marketing associativo, quest'anno è stato lasciato un mesetto fa alle società e quindi noi abbiamo in qualche modo chiuso questo accordo con Dino, che è stato non gentile, gentilissimo, perché comunque innanzitutto è un tifoso del Pescara da sempre, è vicino al Pescara da sempre, è un nostro anche fornitore, perché fondamentalmente noi la nostra società è assicurata con Dino da prima ancora che arrivassimo noi. 21 anni. E Dino ha voluto dare una mano a questa società. L'ha fatto in maniera significativa, perché comunque è uno spazio importante, uno spazio che ha un suo costo, ma l'ha fatto volentieri perché, ripeto, è molto vicino al Pescara, è molto vicino a questa società, è tifoso del Pescara. Penso che avrebbe potuto farlo in tanti altri luoghi. Infatti era ora, insomma. Ed era ora che desse una mano anche a questa società, anche a questa squadra. No, a parte gli scherzi, a parte l'amicizia che ci lega, ma devo veramente ringraziare Dino perché la sua organizzazione, perché veramente ha fatto un qualcosa che a me ha fatto enormemente piacere, al di là dell'amicizia personale, ma perché è un segnale verso questa società, verso i colori biancazzurri. Il Modena questa sera sarà orfano del suo giocatore di riferimento, il bomber Granoce, operato alla spalla, sarà fuori per 2 mesi. Il tecnico Herman Crespo si mostra comunque fiducioso circa la prestazione dei suoi. Ascoltiamolo. Paolo è Paolo, questo è chiaro, questo è indiscutibile per quello che crea, per quello che trasmette a tutti. Però dobbiamo andare avanti. Ci dispiace un sacco e adesso vediamo, sicuramente nel frattempo in queste partite tornerà stanco a giocare, vediamo gennaio se riusciamo a fare qualche innesto. Sì, arriviamo già di tante partite ravvicinate, quindi l'unica cosa che devi fare è recuperare le forze. Perché dentro non soltanto queste partite, sono dei viaggi pesanti, sono lunghi, però ci adattiamo a tutto, andiamo avanti, proviamo, non ci sono alibi, non ci sono scuse, andiamo a fare una partita di calcio, andiamo a giocare una partita che secondo me possiamo dire la nostra. E la Virtus Lanciano proverà a rompere il tabù trasferta nello stadio dove ha vinto l'ultima gara lontano dal Biondi poco più di un anno fa. A Terni i rossoneri vanno senza Mentaz, Edoardo, Ferrari e Rozzi. Recuperato Vasto, la reduce dalla pesante sconfitta di Cesena. La Ternana cerca riscatto anche se gli attaccanti, Avenatti e Ceravolo, pur convocati, non sono in buona condizione. Il tecnico Breda scioglierà tutti i nodi in extremis. Così l'allenatore della Ternana presenta la partita. Ascoltiamo. È un'altra battaglia difficile contro un avversario che ha delle certezze negli anni, perché giocano insieme da tanti anni, hanno certe situazioni tipo le pali inattive ormai consolidate, che però hanno più difficoltà degli anni passati e quindi non dobbiamo essere bravi ad approfittare di queste difficoltà e di spingere forte, perché è una partita importante. Hanno giocatori anche di qualità, perché non solo Mammarella ma Piccolo, Marilungo, Di Francesco, cioè una squadra che ha delle buone individualità, sta facendo fatica. Secondo noi abbiamo le armi per poterle mettere ancora di più in fatica, però certamente è una gara da tenere in massima considerazione. Vale tantissimo, vale tanto, perché intanto vuol dire continuare a rimanere fuori dalla zona play-out, che non è poco, e poi perché inizi ad avere anche, insomma, potresti creare dei meccanismi che non sono positivi per il nostro processo di miglioramento e per il continuo del campionato. Centrocampo qualche dubbio. Qualche dubbio? Sì. Ma considerando davanti oppure quelli dietro la punta?
Beh, dietro la punta, no, da metà campo in poi qualche dubbio ce l'ho, anche perché poi sono due partite in quattro giorni, quindi vediamo se c'è caso di fare fiatare qualcosa dove posso, e se c'è caso invece di capire davanti come stanno. Scendiamo ora in Lega Pro, ieri il rompete le righe per il Teramo, qualche giorno di vacanza per i calciatori che riprenderanno ad allenarsi al Bonolis domenica prossima. Il centrocampista Diego Cenciarelli parla così dell'ultima gara di campionato e traccia un bilancio personale del 2015. Ascolta ai microfoni di Andrea Costantini. Un altro tentativo che non è andato a buon fine a Ferrara, un arbitraggio che ha condizionato, ma il Teramo probabilmente poteva fare di più. Come leggi tu questa partita, quest'ultima partita? Ma tutti magari si aspettavano che questa partita potesse essere per noi la svolta. È chiaro che abbiamo giocato contro la prima in classifica e per noi, oltre comunque a dover sfatare il tabù della trasferta, abbiamo giocato contro la prima in classifica, quindi era ancora più difficile poter diciamo fare questo risultato. Ci abbiamo provato i primi 20 minuti, è chiaro che dopo il secondo gol, secondo me mentalmente siamo morti proprio. Io mi auguro comunque che nel nuovo anno possiamo resettare tutto e ripartire comunque con una carica diversa, con uno spirito diverso, con le motivazioni diverse e magari centrare qualcosa di importante. Tra 10 anni, tra 20 anni, quando ripenserai all'anno 2015, come lo definirai? Contraddittorio, agrodolce, comunque bellissimo, comunque bruttissimo? Guarda, io non ho niente da rimproverarmi dell'anno passato, ho solo che essere orgoglioso di me stesso e comunque di quello che ho fatto personalmente con il Teramo e per il Teramo. Non la dimenticherò mai, perché comunque io sono un ragazzo che è partito veramente dal basso, aveva coronato un sogno e questo sogno ancora lo posso coronare, perché comunque ho 23 anni. E se Dio vuole, un giorno magari sta Serie B la potrò giocare, però adesso penso solo al Teramo e a salvarmi con il Teramo. Hai detto a salvarmi col Teramo, quindi piedi ben piantati per terra, non senza fare voli pindarici inutili. Ma allo stato attuale non puoi parlare di playoff, puoi sognare i playoff, però la prima cosa a cui devi pensare è a salvarti, perché la situazione di classifica comunque non è così ottimale. Poi speriamo anche che ci ridanno qualche punto e mi auguro appunto di poter centrare questo obiettivo. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.